Io e Martina prontissime per l'Oscar, assolutamente. Tipico. Yeah, this moment was quite amazing. Era stato veramente. How can I say? Come dire? I cried all the tears. Cioè, le lacrime veramente scorrevano più. No water left in my eyes. Disidratata. Ciao vittoriani del mio piccolo macabro cuore, ma soprattutto oggi attoroni del mio firmamento hollywoodiano. Benvenuti in questo nuovo video carico, pregno degli Oscar 2022. Video in cui ci sbizzarriremo a parlare insieme di tutti quanti i candidati e anche i vincitori di questa edizione. Ora, io sto girando qualche ora prima della cerimonia, perché il piano ufficiale sarebbe sfruttare questo meraviglioso secondo schermo che possiedo dalle vecchie live di Twitch per mettere la cerimonia in sottofondo a tenermi compagnia mentre edito questo video e tutti quanti i vlog che ho raccolto in questi mesi che sono stata al cinema. Anzi, più che la diretta degli Oscar, sicuramente metterò in sottofondo la live della nostra Federica Prismatic 310, perché in genere sono solita seguire le sue dirette, ma vi ripeto, il piano ufficiale, perché dipende da come sto io, se mi regge la pompa quest'anno di seguirmi la cerimonia. Considerate che io seguo gli Oscar dal 2029, sì, dal 2020, sì. Considerate che io seguo gli Oscar dal 2009, col nostro primo contratto con Sky, e dal 2009 ad oggi ho saltato soltanto due volte la cerimonia degli Oscar. La prima nel 2016, perché abitavo in Scozia, la seconda è stata, mi pare, un paio d'anni fa, perché non gliel'ho fatta, raga. Non c'ho più l'età per fare le notti in bianco. È successo due settimane fa che sono stata a lavorare tutta la notte fino alle 6:30 di mattina, regà. Cioè, ho fatto in tempo ad andare al bar alle 6:30 a fare colazione, un altro po' ci rimanevo sul banco. Quindi non lo so, cioè io sto girando questo video molto speranzosa, ma all'atto pratico non lo so. Può darsi che alla fine spengo tutto, tolgo internet, dormo e domani mattina mi sveglio e mi leggo direttamente i vincitori. Non ho certezze in questo video, non ho certezze a parte il raccontarvi quanto mi divertano gli Oscar e quanto io adori godermi il periodo degli Oscar. Quest'anno in particolare poi è stato, rispetto agli altri anni, molto più facile e accessibile seguire tutti quanti i film, perché sono usciti per la maggior parte, salvo alcune eccezioni, in sala, comunque in streaming. È stato molto semplice seguirli, è stato divertente, e come al solito, come tutti gli anni, gli Oscar mettono un po' ordine nella mia vita, perché mi danno anche delle scadenze di visione, mi aiutano a tenermi aggiornata sulle uscite, mi danno l'occasione di vedere un sacco di performance di attori e soprattutto attrici che amo, perché gli Oscar li vedo fondamentalmente per analizzare e sviscerare la recitazione dei vari attori, di cui leggo le interviste, di cui mi faccio un'idea sul come lavorano sul personaggio, insomma è una cosa che mi ha sempre appassionata. Ora, io non so se voi siete fissati con gli Oscar tanto quanto lo sia io, se vi piacciono i film e il cinema in generale, o se state qui solo perché me volete bene. Perciò, a prescindere da questo, il mio scopo è sempre quello di confezionare un video che vi tenga compagnia, a prescindere poi dall'argomento o da quello che potete aspettarvi quando mettete play, ovvero il delirio più totale. In questo modo in particolare ci ho schiaffato di mezzo pure i vlog che ho girato questi mesi al cinema Oxer qui a Latina. A proposito di questo, però, c'è una cosa veramente carina che voglio condividere con voi, che è successa, ovvero la prima volta che vi ho portato con me al cinema, quando abbiamo fatto il pomeriggio e la serata insieme al cinema Oxer di Latina, taggando il cinema. Penso che lo staff abbia visto il video su YouTube ed è nata questa collaborazione con il cinema di Latina, molto carina. Perciò io ogni settimana sto in prima fila a vedermi i film, soprattutto per la rassegna che danno in lingua originale, a fare le stories, a vloggare, ed è una cosa veramente che mi ha ridato il sorriso, ha riempito il cuore di gioia, riempie tuttora il cuore di gioia. Andavo al cinema prima, continuo a farlo anche adesso, però ci vado sicuramente con molta più allegria, a vloggare, a fare stories, che sono poi quelle che io vi riporto tra qui ed Instagram. Ci sono stata con i miei, ci sono stata con Giorgia e Martina, le amiche di Latina, perché per me il cinema è condivisione, è compagnia, gente in sala che non conosco, e io adoro vedere i film con persone che non conosco, perché mi piace captare le loro reazioni, mi piace respirare con loro, sentire o cercare di percepire l'umore della gente in sala che sta vedendo lo stesso film che sto vedendo io. E questo amore e questa condivisione va anche al di là, può essere anche virtuale, perché io una cosa che amo fare è, alla fine di un film, che sia stato al cinema o in streaming, comunque
dal divano di casa, poi mi vado a cercare, che ne so, la recensione di Violetta Rox o tutti i video che ne fa Federica Prismatic 310, perché è bello poi vedere, avere un punto di riferimento, almeno per quanto mi riguarda, di un film che ho visto e di avere subito un riscontro magari anche sul web. Per questo vi dico, il cinema per me è pura passione, cioè io lo vivo poi a 360 gradi, lo vivo veramente nella sua totalità. Perciò gli Oscar un po' riassumono questa mia passione, mi piace poter raccontarvela. A proposito di Federica, che è una delle mie youtuber del macabro cuore e che vi invito caldamente di seguire perché è veramente stupenda, mi piacciono da morire i suoi contenuti e parla una cifra dei libri, e sto sempre lì a puntarmi roba perché poi leggiamo cose completamente diverse, quindi per me è sempre un modo per scoprire nuove cose. E praticamente lei fa questa cosa molto carina che è l'Oscar Contest, quindi tu puoi fare i tuoi pronostici compilando un suo form Google, ed è quello che adesso andiamo a fare insieme. Praticamente adesso noi turnichiamo, ci mettiamo alla postazione del computer e andiamo a fare insieme i nostri pronostici per questa nottata di Oscar, anche perché secondo me è un protesto anche molto simpatico, carino e semplice di chiacchierare un attimino su quelli che sono stati i film che mi hanno più titillata e sono quelli per cui tifo poi fondamentalmente. Non li ho visti tutti, perciò tranquilli raga, anche io sono rimasta indietro, ma io vabbè vivo praticamente rimanendo indietro la mia stessa vita e non so neanche dove infilare le reaction che farò, quindi boh, è tutto un po' questo video, spero comunque a prescindere che possa tenervi compagnia. Forza, let's go! Eccoci qui! Allora, qua c'è la statuetta degli Oscar appunto, che insomma ti puoi anche spostare gentilmente, che mi copri la visuale. C'è qualcosa che non va. Non ho gli occhiali con me, ecco che cosa non va. Raga, infatti c'è l'inquadratura, è completamente da fare. Due secondi. Ok, dovrebbe esserci anche il microfono. Ah, quanto mi scoccia poi girare da qui, perché questo non è il lato migliore. Io ho fatto il piercing per ricordare sempre qual è il mio lato migliore, ma vabbè, accontentiamoci. Allora, andiamo sul video della nostra Fede che ha fatto i suoi pronostici, che vedrò a breve. Apriamo il suo form. Allora, ci siamo ragazzi, ci siamo. Scegli i tuoi vincitori, per ogni categoria devi votare per il candidato che credi vincerà l'Oscar. Non ci sono limiti di tentativi, ma noi andiamo a colpo sicuro, che tanto insomma la sfiga che c'ho io. Però ragazzi, stranamente per le cazzate sono sempre super sicura. Per le cose importanti no, ma per le stronzate sono sempre in prima fila. Mi spara panzo perché questa cosa la dobbiamo fare in totale serenità. Dov'è Chuck? Mi ero presa anche la rivista Chuck, vabbè, si sa dove l'ho infilata. Allora, raga, miglior film, io vi dico, voto per quanto mi riguarda Belfast, perché l'ho trovato tra tutti quelli che ho visto un film stupendo. A livello di emozioni, sarà che ci stanno i due nonni, cioè la figura dei due nonni me lo ha reso, secondo me, molto vicino a quelle che sono le mie corde. Mi è piaciuto tantissimo e mi ha emozionata tanto, e sicuramente averlo visto in sala, in lingua originale, in un'atmosfera così particolare, non sapendo comunque chissà quanto della storia, me l'ha resa un'esperienza che finisce per essere un po' da Oscar per me. Cioè ragazzi, è pieno di gente, è bellissimo Martina vedere tutta questa gente. Noi siamo nel mood. Sì, sembriamo più staglioli dall'accento. I know. We learned the Irish accent now. Yes. Come Matrix, Irish accent. Irish accent. Ciao, vuoi entrare nel vlog? Eccomi. È super gentile. Venite all'Oxer, lo staff migliore del mondo. Non hai un déjà vu? Il D3, non ho l'S4 basito stasera. Ah, raga, è stato bellissimo. Solo che io mi devo appuntare le cose su Chuck perché mi sono scordata il quadernino e poi mi dimentico quello che devo dire in video. Allora ragazzi, siamo appena uscite dalla sala, abbiamo visto Belfast, lingua originale Top of the Pops, cioè è stato bellissimo. Poi che accento? With the Irish accent. Oh, please. Family. Please. Pronte per la nuova stagione di Peaky Blinders. Thomas Shelby, vai a casa col tuo fucking accent. Martina dice una cosa interessante, che è la prospettiva del bambino. Sì, che non è facile renderla senza essere stucchevoli o artificiosi, no? Quindi in questo caso c'è stato un bel mix, cioè anche l'aspetto un po' comico. Sì, che poi il bambino è...
Ci sta proprio perfetto. Ti riportava un po' all'infanzia, all'ingenuità infantile di lui che sdrammatizza tutti gli eventi ridendo. E poi una cosa che ho trovato molto bella di Belfast è che non ti vuole insegnare, cioè nel senso non è che ti insegna o ti vuole fare da documentario, semplicemente ti racconta, ti dà un punto di vista che però ti dice tutto. Sì, esatto, un racconto secondo me molto tenero della sua infanzia che ovviamente abbraccia anche un periodo storico particolare, però cioè, non c'è nessun intento appunto nozionistico di informazione o di ricostruzione, è più una cosa intimista. Ecco. Esatto, il trigger figo è che tu sai che è l'autobiografia di Branagh, quindi tu sai dove lui è arrivato. E quindi vedi magari gli insegnamenti che gli sono stati dati e tu sai che poi quello diventa Kenneth Branagh, no? E non lo so, a me mi ha triggerato bene. Bene, allora qui dall'Oxford di Nadine è tutto, linea allo studio, un bacione dalle inviate, Tina e Arianna. Comunque, breve carrellata sugli altri candidati. Alcuni non li ho visti, ovvero Coda, mi manca, lo devo ancora vedere. King Richard, ho perso il treno ragazzi, lo dovevo andare a vedere al cinema Oxford, ma non ho fatto in tempo, poi l'hanno tolto. So che è a pagamento, non mi ricordo su quale piattaforma, quindi si può recuperare e penso che lo farò anche io perché mi interessa tantissimo. Don't Look Up, sì, mi è piaciuto, particolare, non lo avrei mai candidato personalmente agli Oscar perché non lo ritengo un film da Oscar, anche se alcuni passaggi del film mi hanno fatto urlare per la frustrazione. L'ho trovato particolarmente attuale, sicuramente, però non lo rivedrei, vi dico la verità. Drive My Car, particolare anche questo, non so se è nei migliori film stranieri anche, non lo so, è stata una roba sto film. Cioè, da attrice mi è piaciuto tantissimo, e comunque ci sono dei chiari riferimenti, dei chiari collegamenti a Chekhov, alla recitazione, al teatro, quindi alcuni passaggi li ho adorati. Dune, io ho il romanzo che mi è stato regalato tra l'altro dalla wishlist di Amazon, io penso di averlo iniziato e di non averlo finito come film, non l'ho finito di vedere perché mi stava piacendo, ho detto forse provo a leggere il romanzo, adesso è il romanzo grazie a un gentile e bellissimo regalo, quindi magari lo leggo visto che poi devono fare il secondo, forse pure il terzo, c'ho tutto il tempo per recuperare. Licorice Pizza, si dovrebbe pronunciare così, raga, a me non, cioè a tutt'oggi non riesco a capire se mi sia piaciuto o meno, mi ha lasciata molto perplessa, ci sono stati alcuni punti del film che mi hanno strappato una risata, Bradley Cooper lo trovo fantastico nella sua piccola parte che secondo me è veramente incisiva, mi ha fatto spaccare, però tolti i due protagonisti che a livello attoriale sono fantastici, lei in particolare ma pure lui molto bravi, cioè i piani d'ascolto che fanno sono molto belli, lei mi è piaciuta tantissimo, però come film quello di Paul Thomas Anderson io non riesco a capire se mi sia piaciuto e l'ho trovato terribilmente lungo, cioè, ho sentito proprio l'attenzione mia a un certo punto crollare e quando succede questo è perché secondo me forse il film è troppo lungo e poi io sicuramente forse avrò... mi è calata la soglia d'attenzione. Nightmare Alley, ne parliamo questo giovedì insieme, molto bello, ho letto il romanzo nel frattempo, l'ho trovato 3000 volte più bello del film, come adattamento del romanzo è veramente fatto bene a livello di sceneggiatura, cioè secondo me hanno fatto un buon lavoro dal romanzo perché quel, insomma, il libro di Gresham non è facile da trasporre secondo me cinematograficamente, ha un'ambientazione fantastica, mi è capitato molto spesso di innamorarmi dell'ambientazione di un film ma non del film, ma in questo caso devo dire che vanno di pari passo, però non l'avrei mai candidato agli Oscar, vi posso dire la verità? Non ritengo ad oggi un film da Oscar, mentre invece lo è, e se dovesse vincere non mi dispiacerebbe affatto, Il potere del cane, The Power of the Dog, che a me è piaciuto moltissimo, di Jane Campion. Vabbè, lei è la regista di uno dei film della mia vita, che è Lezioni di piano, quindi di cosa stiamo parlando? Mi è piaciuto molto e tutti e tre gli attori fantastici, ma di questo adesso ne parliamo perché scorriamo via. West Side Story, ragazzi, avete la mia recensione nel video del pomeriggio al cinema che vi ho già linkato prima, quindi se volete sapere cosa ne penso del film, senza che mi ripeta, è tutto in quel video. Andiamo avanti, miglior attrice protagonista. Allora, ragazzi, qua... cioè, io di mio vi dico... per chi tifo, anche se abbiamo un problema grave, ovvero non mi sono vista 3 performance su 5, quindi è un po' difficile pure per me andare a votare la migliore attrice perché The Lost Daughter non è ancora uscito, quindi io non ho modo di vedere la performance di Olivia Colman, non ho visto Penelope Cruz Parallel Mothers, mi manca ragazzi, ve l'ho detto che sto indietro su tante cose, e Spencer lo vado a vedere, oggi è domenica, lo vado a vedere martedì sera all'Oxford di Latina in lingua, quindi io voto tra le
due che ho visto, quella che mi è piaciuta di più e che ho trovato più convincente, ovvero Jessica Chastain in The Eyes of Tammy Faye, che sono andata a vedere al cinema non sapendo nulla della storia e mi ha completamente appassionata, perciò votiamo la nostra Jessica Chastain. Ragazzi, buonasera, ho 9 minuti per arrivare al cinema, fare il biglietto e infilarmi in sala per Gli occhi di Tammy Faye, che lo levano praticamente domani, mi è rimasto oggi per recuperarlo. Candidato agli Oscar come migliore attrice protagonista. Ok, siamo arrivati, visto bellissimo America Latina, interessante, stasera è il turno di Gli occhi di Tammy Faye. Mi sto a far venire mal di mare queste inquadrature, eh. Gesù bambino, che freddo, voglio morire, voglio morire, voglio morire. Ragazzi, io non me l'aspettavo, mi sarebbe piaciuto così tanto Gli occhi di Tammy Faye, ma cioè, tolto il sottotesto religioso di questa coppia di predicatori, è molto attuale ed è anche molto 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 sincero, cioè il suo personaggio io lo voglio approfondire perché lei è stata veramente veramente in gamba. Forse mi è piaciuto più questo di Being the Ricardos, quindi sono lei contro Nicole Kidman alla corsa per gli Oscar, anche se io tifo più l'attrice non protagonista per West Side Story, ma non lo so. Ragazzi, mi ha dato una sincerità a sto personaggio incredibile. Poi io vengo a vedere questi film di cui non so nulla e scopro le storie guardando i film, e quindi poi devo tornare a casa e dire a me stessa: Madonna, mi devo andare a informare perché sta storia è assurda. Per quanto riguarda Nicole Kidman, è stata bravissima in Being the Ricardos, quindi io voto più che altro l'interesse che mi ha suscitato il personaggio di Tammy Faye rispetto al personaggio interpretato da Nicole Kidman, che è bravissima, ragazzi. Io ovviamente li guardo con la mia lente deformante, lei interpreta comunque questa attrice che si scriveva le battute del suo personaggio ed è bellissimo perché ti mostra come lei già vedeva in scena, ok, tutta quanta la rappresentazione, l'episodio, ti fa vedere lei che già ce lo aveva tutto in testa ed è una cosa bellissima che succede anche a noi che scriviamo, succede anche nella scrittura di Cabaret, no? Io già mi immagino il pezzo che ho scritto già in scena con tutti quanti i costumi, con tutti quanti gli accessori, le battute, le entrate. Quello è stato molto molto interessante. Being the Ricardos è una storia molto molto interessante, ma mai quanto The Eyes of Tammy Faye. Quello mi ha colpito in particolar modo, non tanto per il risvolto cristiano del film o religioso del film che sia, ma proprio per il personaggio di Tammy Faye, che è sempre, non lo so, è uno di quei personaggi che tende sempre a prendermi un po' l'anima, questi personaggi buoni, in un certo senso troppo puri per il sistema e quant'altro. Poi quanto ci sia reale o meno nella storia di questa televangelista, di quanto sapesse o meno di tutte le magagne del marito, interpretato poi da Andrew Garfield, che qua è stato top, perché più te fa schifo un personaggio più vuol dire che l'attore è stato bravissimo. E lui ci introduce alla prossima sezione, ovvero il miglior attore protagonista. Allora, l'abbiamo nominato, io vi dico Andrew Garfield in Tick Tick Boom è stato top of the pops, canta, suona, recita, quindi ha fatto tutto uno studio del personaggio, perché lui interpreta comunque il creatore del musical di Rent. E quindi si sarà studiato tutti quanti i videoclip, tutte le registrazioni originali. C'era uno studio del personaggio, quello di Andrew Garfield, non indifferente per imitarne comunque le movenze, l'aspetto, interpretarne le canzoni. E io quando vedo comunque un attore completo che mi canta, mi balla, mi suona, comunque è tanta roba. Motivo per cui a me è stato veramente sul... Scusate, che Nicole Kidman non abbia vinto a suo tempo l'Oscar per il Moulin Rouge. Cioè, secondo me lei in quel ruolo, nel ruolo di Satine, avrebbe dovuto vincere l'Oscar. Poi lei è arrivato dopo per The Hours, che ha interpretato Virginia Woolf, quello che vi pare. Ma io avrei goduto nel vederla prendere la statuetta per il suo ruolo di Satine. Bellissima, bravissima, canta, balla. Allora, personalmente, tra tutti questi, non ho visto soltanto... King Richard, Will Smith, non posso giudicare la sua performance, sarà sicuramente ottima. Amo Benedict Cumberbatch, lo trovo un grandissimo attore, e nel Potere del Cane è stato meraviglioso. Però raga, ma come si fa a votare? Cioè, Javier Bardem pure è stato meraviglioso.
ha dato una profondità, è il marito della Kidman in Being the Ricardos, che è questa coppia di attori con il loro show che fecero innamorare tutta quanta l'America di quegli anni. Poi rimango sempre molto generica perché ho paura di dire qualcosa di sbagliato, quindi insomma ve lo faccio a grandi linee, vi parlo della trama, perché più che altro vi piace parlare delle emozioni che mi lasciano, e loro due come coppia me ne hanno lasciate tante, perché comunque c'è l'amore, ma c'è anche, senza che vado oltre, un risvolto, un qualcosa che alla fine del film ti lascia un po' spiazzata, come vi posso dire, e ti lascia spiazzata perché lui è stato bravissimo nella sua performance, nel suo marito comunque presente, ha fatto di tutto per lei, però lei fino alla fine ha creduto nella sua verità, quindi non lo so, c'è una chimica tra loro due che è stata fantastica e probabilmente è stato anche il pilastro di tutto quanto il film di Bing, di Riccardo, quindi in realtà secondo noi a pari merito lo meriterebbero tutti. Certo è che Denzel Washington in The Tragedy of Macbeth è stato fantastico, ma non penso che vincerà l'Oscar. Io voto lui, ecco, ve l'ho detto. Voto lui perché, The Tragedy of Macbeth mi ha fatto impazzire come film, gli ho dedicato tutto quanto un video sull'analisi esoterica, perciò lì vi dico proprio che cosa mi è piaciuto in particolare dell'interpretazione di Denzel Washington e anche di lei, di Frances McDormand, perché comunque portare Shakespeare al cinema, non tradendo l'origine teatrale, ma con questa messa in scena e con questi monologhi un po' sussurrati allo spettatore, non perdendo la vena teatrale, ma rendendoli comunque molto intimi tra te spettatore e Denzel Macbeth, secondo me è stata una cosa fantastica. Non è facile portare Macbeth al cinema nel 2022 in questa chiave particolare, perciò il mio cuore va a Denzel Washington. Se dovesse vincere lui ne sarei contentissima, ma se dovesse vincere Benedict Cumberbatch sarei contenta uguale. Andrew Garfield farebbe Unplan, perché comunque, regà, cioè, vi ripeto, canti, balli, suoni, reciti, poi capirai, tic tic boom, non so voi, a me ha fatto malissimo come film, cioè, è proprio scritto, secondo me, per la mia generazione, che veramente se l'è presa in tutti i posti in cui poteva prendersela, fa male, è un musical che fa male. Ora, a chi non piacciono i musical a prescindere fanno male, però vabbè, non era quello che volevo intendere io, ma comunque ci siamo capiti. E qua arriva la mia categoria preferita, ovvero il miglior attrice e poi dopo il miglior attore di supporto, diciamo, non protagonista. Allora, è la mia preferita perché mi piacciono molto i ruoli secondari, se sono quei ruoli che ti rimangono nel cuore o se hanno quella particolarità per il quale, tolto quel ruolo, il film non ha più senso. E molto spesso gli attori secondari o anche gli attori caratteristi, io ad esempio sono un'attrice caratterista, sono cresciuta un po' col mito del caratterista, quegli attori che tu nel film riconosci per il loro ruolo, che anche se piccolo è essenziale, e io queste cose le noto tantissimo, e i ruoli secondari mi piacciono da morire, ed è la categoria che molto spesso mi intrippa di più. Qua vado a colpo sicuro perché so chi secondo me deve vincere tra queste attrici l'Oscar come miglior attrice non protagonista, ed è Ariana DeBose di West Side Story. A parte che si chiama Ariana, quindi la voto a prescindere, no, ma a parte questo, anche lei, stesso discorso di Andrew Garfield, canta, balla, recita di un'intensità, ma è così credibile, è così intensa, la sua Anita mi dà una carica sullo schermo, vive, tu respiri con lei anche nel finale, è talmente intensa, cioè tu vedi proprio l'anima dell'attrice, tu vedi il personaggio di Anita, ma in realtà vedi l'anima dell'attrice e quello che lei ha fatto per rendere credibile questo personaggio che è immenso. A me è arrivata proprio come se è una scarica che ti arriva quando stai in sala, che fai proprio questo movimento, no? Ecco, non saprei come altro descrivere la performance di Ariana DeBose, quindi per me lei in assoluto deve vincere quest'Oscar. Ma Judi Dench in Belfast è immensa, mi ha interpretato la nonna, guarda, oddio, mi sta venendo da piangere, no. Cioè, come ha interpretato la nonna sul finale di Belfast, è bellissimo, quando mi dice Don't Look Back, top. Cioè, il suo ruolo e il ruolo dei nonni è bellissimo. Cioè, ve l'ho detto che Belfast mi ha colpito per tanti motivi e sicuramente il ruolo e i personaggi dei nonni in particolare, perché mi sento molto vicina al protagonista. E questa lettura, dai, Aria, su, porca puttana, arrivate. Quindi se dovesse vincere Judi Dench ne sarei
felicissima assolutamente per l'intensità anche che lei ha dato al personaggio, per la scrittura del suo personaggio, quindi è molto facile che ti affezioni ai nonni del protagonista e anche per determinate battute che ha all'interno del film, anche sul finale, questo primo piano che le fanno è da Oscar, è assolutamente da Oscar, quindi in caso, cioè, sarei felicissima anche per Judi Dench. Brava, bravissima Kirsten Dunst in The Power of the Dog, nel potere del cane, fantastica, stralunata, particolare, questa alcolista che in realtà però si porta questo dolore, poi mi guarda quando le chiedono di suonare davanti a tutti e lei non è particolarmente brava, la sua vergogna, il suo senso di disagio, arrivano tutti, vabbè, ma io lei la adoro, già in Melancolia è stupenda, anche come movimenti, è un personaggio che mi ha trasmesso molto molto disagio, un personaggio che ha tanto da dire pur non dicendo poi materialmente a livello di battute tanto, e questa la accomuna con il suo partner in crime, ovvero l'attore non protagonista candidato anche lui per il potere del cane, e ragazzi lo votiamo subito perché io voto per lui, dove sta? Jesse Plemons. Allora ragazzi, Jesse Plemons secondo me deve vincere l'Oscar per il suo ruolo nel potere del cane. Non ho visto l'attore non protagonista di Coda, perché non ho visto Coda. Fantastico anche l'attore che fa il nonno in Belfast, cioè meraviglioso. Anche qui comunque ha delle lines, ha delle battute che ti entrano dritto al cuore. Lui, vi dico pure come si pronuncia, così vediamo. Kieran Hines, fantastico anche lui, cioè regà, se dovessero vincere loro, anche Cody Smith McPhee, che è uno dei favoriti, sempre per il potere del cane, sì, ma io voto Jesse Plemons, perché il suo personaggio mi è piaciuto da morire. Molto spesso gli attori dimostrano la loro bravura, non tanto quando interpretano le battute, quanto ascoltano le battute del compagno. E si chiamano i piani d'ascolto, appunto. E Jesse Plemons in questo personaggio non dice granché, però tutto il suo linguaggio del corpo e tutte le sue intenzioni sono talmente chiare e cristalline in quello che vuole intendere, che io quando ho visto Il potere del cane ho veramente adorato più lui dell'attore che è uno dei favoriti e che probabilmente forse vincerà pure l'Oscar, ovvero Cody Smith McPhee, che non vi voglio rovinare i fini della trama se vi volete vedere Il potere del cane, tanto sta su Netflix, il suo ruolo. Però io voto per Jesse Plemons. Dai Jesse, io voto per te. Miglior regista. Regà, io non ci capisco niente di regia. Cioè, vi dico la verità, non è il mio campo di studi, quindi non vi saprei neanche dire quale possa essere la miglior regia rispetto tra l'uno e l'altro. A cuore, non so se votare Kenneth Branagh o Jane Campion, perché sono due attori che mi fanno, i due registi che mi fanno impazzire. Jane Campion, perché ve l'ho detto, insomma, lei ha girato Lezioni di piano, che film della vita. Anche Steven Spielberg, per la sua regia di West Side Story, ha fatto un gran lavoro. Secondo me era necessario fare un remake e modernizzare una storia come West Side Story, che mi ha fatto piacere rivedere al cinema e insomma cantare le canzoni. Quindi chi votiamo? Branagh o Jane Campion? Però io sarei così contenta se lo vincesse Kenneth Branagh per Belfast, regà, perché sì. Vabbè, sti cavoli, dai. Vado a cuore, quindi io voto Kenneth Branagh. Miglior film d'animazione, ragazzi, io lo metto Flea, quanto è stato bello. Non c'ho voce, brividi solo a parlarne. È stata una cosa meravigliosa, io veramente mi sono emozionata nel vedere questo documentario animato. È stata un'esperienza al cinema unica e meravigliosa. Ok, io sono arrivata, vado a recuperare Giorgia. Non so, Maritè. No, infatti non ti ho riconosciuto, ho detto vado dentro a recuperare Giorgia. Eccola Giorgi, cioè, sono le trecce in quadro, sono bellissime. No, c'è anche Giorgia, però le trecce bellissime. Sì. Mi piacciono molto. Grazie. Sembra uscita da una fiaba islandese. Sì, sono un po' l'uomo delle neri con le trecce. Ok, va bene. Giorgia, ma tu sai di che parla il film? Più o meno, però mi incuriosisce un sacco perché sapevo una storia vera, se non sì, mi ricordo male. Sì, sì, sì. Diciamo, il protagonista poi è voluto rimanere inanimato, lo diceva pure il direttore del cinema l'altro giorno. Insomma. Sì, infatti è tanta roba. Sì, insomma, vediamo. Un film allegro oggi, insomma. In realtà vabbè, che serve conoscere. Comunque non mi sta bene che Giorgi abbia il F4 basito. Sì. Quello è il mio posto. Sì. Sei contenta che mi hai fregato il mio posto del macabro cuore? Io oggi ho l'F5, che è quasi basito, stavo disbiadito. Un po' sbiadito, dai. Un po' sbiadito. Eccoci qui.
F4 Basito! Giorgi, c'è qualcuno in sala? Sì, già un passo avanti. Già. Io ci sono rimasta male, perché sai che bello solamente io e te? No! È stato proprio bello! Perché? Ma è bello avere altra gente! Oh, oh, oh. Allora, devastate! Bellissimo! Devastate in maniera super bella, però! Dolorosissima come storia, ma necessaria! È bello, bello, c'ha un punto in particolare che ti strappa proprio l'anima. No, io infatti ho pianto, vabbè, ma è proprio l'ho tenuta pure troppa perché... Giorgia diceva una cosa interessantissima, che non ti sembra un cartone animato. No, nel senso che ero un po' in dubbio sulla parte grafica perché non mi piacevano tantissimo i disegni, invece poi vedendolo, cioè, ti dimentichi proprio che è un cartone, cioè che è sotto forma di cartone, perché le riprese sono talmente realistiche che sembra un, cioè, sembra un film, sì, cioè, è qualcosa di... Non arriva come un'animazione. No, non arriva proprio come un cartone. Esatto. Anzi, arriva un pugno allo stomaco. E se pure non ti piacciono tanto le grafiche, in realtà poi non ci fa neanche più caso. No. Cioè, lo guardi. No, è vero, te la godi proprio, cioè, va proprio oltre. Cioè, è semplicemente il mezzo per poter raccontare una storia che altrimenti sarebbe stata inespressa. So, è scritto bene, è raccontato poi con questa sorta di flemma che in realtà è catalizzante. No, proprio... è magnetico. Magnetico, cioè, brava. È proprio... È un'esperienza. Sì, cioè, adesso sì. Capisco tutti i premi che si sta prendendo. E se lo merita, eh. E cioè, l'Oscar col... Gli dà quasi una pista incanto, sì. Io non vorrei dire, ma... Diciamo che obiettivamente questo proprio vincerebbe eventualmente a mani basse. Perché... Ma sarebbe tipo storico se vincesse contro la Pixar. Mia. No, per me è un grandissimo sì. Andate se non l'avete... Perché oggi qui alla fine era l'ultimo giorno. Penso che lo metteranno su qualche piattaforma. Però vedetelo, recuperatelo, perché ragazzi è necessario proprio conoscere questa storia. Dall'Oxer è tutto. Linea allo studio. Buonanotte. Po' stupidi, che non ho votato Incanto. Incanto veramente molto bello e se non avessi visto Flea probabilmente avrei dato la mia chance ad Incanto. Ma quello che mi ha dato Flea, soprattutto in un momento determinato del film, non me lo ha dato Incanto per tutto quanto il film. Quindi io spero che vinca tutto il vincibile, il Flea. E Incanto poi ci rifacciamo perché lo votiamo come miglior canzone. Miglior canzone, ragazzi, io vado assolutamente... sicura su Dos Rugitas, perché ne abbiamo fatto tutta l'analisi dell'importanza della canzone all'interno del film di Encanto, che è proprio il cuore del film e secondo me è scritta perfetta, è proprio, cioè, quello che ti deve dare una canzone, ti fa emozionare al punto giusto nel film, la narrazione della canzone si sposa perfettamente con la trama del film, è una canzone commovente, quindi ha tutte le carte regola per vincere. Miglior canzone a questi Oscar 2022. Migliori effetti visivi, ragazzi, pure qua. Io, a parte che non ho visto nulla, quindi che votiamo? Votiamo Dune sulla fiducia perché devo leggere il romanzo. Miglior sceneggiatura originale. Belfast, Don't Look Up, King Richard, Licorice Pizza, The Worst Person in the World. Raga, io sono monotona, però deve vincere Belfast. Allora, Don't Look Up è sicuramente molto particolare, è una sceneggiatura super originale. Licorice Pizza, secondo me, non è da Oscar, però ci può stare, perché comunque stiamo parlando dell'originalità di una sceneggiatura. Sicuramente... a suo favore ha una certa originalità e un modo di raccontare l'amore adolescenziale e non solo particolare. King Richard non l'ho visto, quindi non mi posso sbilanciare. Non ho visto neanche La persona peggiore del mondo, che ce l'ho qui su Sky da recuperare, però io voto Belfast perché, ragazzi, anche qui vi ripeto quello che mi ha trasmesso Belfast, il tipo di battute, di narrazione, quanto sono incisivi i protagonisti, i personaggi. Non lo so, per me deve vincere lui. Inviamo il modulo. Ma l'abbiamo salvato? No, perché io domani, porca puttana, avrò già dimenticato quello che ho votato. Avrò questo video a testimoniare le mie scelte. Bene, vittoriani del mio piccolo macabro cuore, anche per oggi questa puntata dedicata agli Oscar 2022. Delirio assoluto, disordine totale, ci avrò azzeccato qualcosa, non lo so, lo scopriremo a breve, quando appiccicherò la clip delle mie reaction, sperando che io sia ancora viva o sopravvissuta a questa nottata degli Oscar, considerando che probabilmente mi sarò già scordata tutte le mie votazioni. Bene, ragazzi, modulo l'abbiamo inviato, quindi non ci rimane che guardarci la cerimonia degli Oscar. O abbioccasse e aprì internet direttamente domani mattina. Che cosa avrà optato la vostra Arianina del macabro cuore? Lo scoprirete solo continuando a guardare il video.
Abbiamo appena salutato Fede, la Sibello e le altre ragazze in chat su Twitch. Mi sposto in salone, raga, così tengo loro in cuffietta e la cerimonia davanti. Vediamo quanto resisto. Ok, ragazzi, stiamo già candidando la migliore attrice non protagonista. Eccola, Ariana. Tifiamo per te, tifiamo per te. Mamma mia. Don't look back. Che coppia. E l'Oscar va a Ariana DeBose. Yes! Miglior fotografia, Tragedy of Macbeth. Please, 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 please. Dune, ok. Speravo nel Macbeth perché quella fotografia è. Siamo i migliori effetti speciali, questi stanno nell'Oscar contest della Fede. Io ho votato Dune, vediamo un po' chi vince. Ok, abbiamo azzeccato pure questo, vabbè. Oh, stanno cantando da solo Gitas. Sta tremando per quanto è. Viene Crisalidas sul proprio futuro in mariposa. Bellissima performance. Ah, non l'ho visto questo, non l'ho visto. Coda, lo devo recuperare. Eccolo. Sì, lui, please. Jesse Plemons. Anche J.K. Simmons è stato bravo, però Jesse Plemons. Ma che ciccino che è! Jesse Plemons. Ha vinto l'attore di Coda, io speravo Jesse Plemons. Vabbè, mo magari mi vedo il film di Coda, mi piacerà tantissimo e sarò stracontenta. Miglior film internazionale? Sai che ci siamo anche noi di mezzo, ma io voto Flea. Chiedo scusa. Eccoci. È stata la mano di Dio. Ciao. Né Flea né Italia. Ma soprattutto no Flea. Ma vaffanfli. Siamo ai miglior costumi. Siccome mi è piaciuto molto, io voto il Cyrano. Belfast, dai, miglior sceneggiatura originale. Yeah! Sono contenta. Ah, è il primo Oscar suo. Ma pensavo ne avessi vinti altri. No, mi so svegliata del botto con le urla. Ha vinto Billie Eilish l'Oscar, non pensavo. Invece vabbè, mi dispiace per Dos Oruguitas. Bellissimo il discorso di Kevin Costner per il miglior regista. Adesso vi dico se Kenneth Branagh se lo porta a casa. Ha vinto Jane Campion, sono contenta. Stavo a dormire, ragazzi, chiedo scusa. La presentazione del miglior attore con Uma Thurman, già un'altra volta, e Samuel L. Jackson di Pulp Fiction. Si sta rivelando epica. Grandissimo, ti ho amato tanto. Quanto sei bello. Benedict Cumberbatch doppiato è una bestemmia. Sei stato bravissimo. Eccolo. Please. Deve vincere lui, scusatemi, excuse me, but fa chi è? Vabbè, mi devo vedere sto King Richard, dai. Ok, Anthony Hopkins sta presentando la migliore attrice protagonista, io mi sto per mettere a piangere. Quanto deve essere bella Anthony Hopkins che pronuncia il tuo nome. Quanto è bella Penelope Cruz, mi fa male per quanto è bella. Brava Nicole, non poteva rivederlo Spencer. Ci sta. E vai, lo sapevo. Sono contentissima. Sono proprio contenta.
Beh, che dire, lei Saminelli mi commuove molto. Vabbè. E va bene. No. Però ok. Non vedo l'ora di dormire, svegliarmi domani e fare qualcosa per arrivare esattamente lì.